senso di riunione con le istituzioni e la magistratura della giostra ha deciso per motivi di sicurezza e incolumità dei fantini e dei cavalli di interrompere e annullare la prova generale. La prova generale è stata annullata a dare l'annuncio all'Araldo, che ha spiegato la scelta presa dal maestro di campo Gabriele Veneri per ragioni di sicurezza. Così da garantire la prosecuzione e la messa in sicurezza della piazza per la giostra di sabato 17 giugno. È finita così la prova generale della 143esima giostra del Saracino in memoria di Eros Ricciarini, dopo una brutta caduta da cavallo di Filippo Vannozzi, esordiente tra le riserve di Porta Crucifera. Vannozzi è stato sottoposto ad accertamenti durante la notte dopo essere stato soccorso dal personale sanitario e portato all'ospedale San Donato. In codice 2, quindi era cosciente. Già a bordo dell'ambulanza c'era Alessandro, il babbo. È stata presa questa decisione all'unanimità per garantire la sicurezza dei cavalli e dei giostratori. Anche per il cavallo il veterinario ha escluso particolari danni. Le cause della caduta sono ancora in fase di verifica. Adesso saranno effettuati ulteriori accertamenti e sopralluoghi sulla lizza per verificare che le condizioni per sabato siano perfette. Prima di Vannozzi a correre il primo giro di carriere i tre cavalieri degli altri quartieri: Niccolò Scarpini per Porta del Foro, Niccolò Pineschi per Santo Spirito e Matteo Bruni per Sant'Andrea. Non hanno invece avuto la possibilità di affrontare il Buratto Roberto Gabelli per i Giallo Cremisi e gli Apineschi per la Colombina, Leonardo Tavanti per i Biancoverdi ed infine Andrea Bennati per Porta Crucifera.